Buongiorno, parleremo oggi dei criteri di giustizia negli interventi degli organismi internazionali. Un tema assolutamente complesso e soprattutto che si presta a diverse interpretazioni. Un tema che riflette anche la grande difficoltà del sistema internazionale, della comunità internazionale, nel dotarsi di criteri univoci e condivisi a livello globale. Nello stesso tempo oggi abbiamo da un lato l'urgenza di garantirci, di assicurare degli strumenti che rappresentino una giustizia che non è sia solo la giustizia del più forte, rassicurino la sicurezza delle popolazioni, non solo degli stati. E dall'altro lato abbiamo un mondo che con la fine della guerra fredda e con la fine dell'esperienza unipolare degli Stati Uniti, cioè dal 91 fino a poi allo scorso decennio con i disastrosi interventi americani unilaterali in Iraq e condivisi con la comunità internazionale in Afghanistan, ecco, abbiamo un periodo che è contrassegnato da una crescente confusione. Un emergere di nuove potenze che spesso non condividono i nostri valori, i nostri criteri, l'emergere di attori non statuali, l'ultimo dei quali più, come dire, che colpisce mediaticamente, colpisce maggiormente, è lo Stato Islamico, quindi con il proclamato autocalifato, e che porta con sé una violenza feroce, mediatica, quasi barbara, e che ci stupisce. E del resto una serie di tensioni che sconvolgono diversi continenti, l'accelerazione dentro lo Stato, tendenze centrifughe, l'emergere di fenomeni di grande violenza. Di fronte a tutto questo, come reagire? A livello internazionale, di politica internazionale, se vogliamo con uno sguardo geopolitico, e nella storia la giustizia è sempre stata la giustizia dei forti. A livello internazionale, per secoli, per millenni, quello che regolava le dispute e i contrasti era la forza militare. Da Brennan in poi, come dire, che buttava la spada, perché questa era, insomma, la giustizia, diceva, guai ai vinti. Per millenni l'elemento principale nella relazione internazionale è stato quello della forza militare. E quindi vi era una grandissima attenzione al concetto di sicurezza della singola entità politica, gli imperi, i regni, più avanti gli stati, poi gli stati nazionali. La sicurezza nazionale non era la sicurezza delle popolazioni, ma era la sicurezza dei singoli paesi, delle singole costruzioni politiche, delle singole sintesi politiche. È solo molto tardi, soprattutto alla fine del primo conflitto mondiale, che emergono delle idee che sono delle idee nuove, soprattutto ad opera di un presidente portatore dell'idealismo statunitense, Wilson, il quale immagina delle cose nuove rispetto al classico modo di chiudere un conflitto che era tipico soprattutto dell'Europa, del balance of power. Wilson immagina alcuni concetti, che sono i concetti della autodeterminazione dei popoli, cioè i popoli non sono più dei singoli elementi, dei pacchi che vengono distribuiti fra i più forti, assegnati a questo paese o a questa potenza o a questo sovrano. Si decide di proporre un altro, Wilson propone anche un'altra idea, un'idea molto innovativa che infatti verrà disapplicata, non verrà applicata, che è quella di far finire la prima guerra mondiale, questo bagno di sangue che aveva sconvolto l'Europa, con una pace senza vinti e senza vincitori. Ecco,
questa idea che il conflitto non dovesse risolversi solo con la spada del più forte, ma che dovesse essere senza vinti vincitori. E infine l'idea utopica di creare una società delle nazioni. Società delle nazioni che verrà effettivamente fondata dopo la Prima Guerra Mondiale, paradossalmente senza gli Stati Uniti, che pure l'avevano proposto ma che non diventeranno membri. La Società delle Nazioni, che è l'antesignano dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, intende per la prima volta mettere, come dire, guardare al conflitto, al contrasto, alle lotte con una maniera diversa, in un modo profondamente diverso, cioè quello di un organismo internazionale che deve regolamentare, regolare le dispute, impedire la guerra o punire l'aggressore, tutto sulla base di un concetto di armonia e di giustizia fra gli Stati. Noi sappiamo che la Società delle Nazioni è una società che nasce molto debole. Nasce molto debole e viene travolta un po' dall'indifferenza americana, dal fatto che Francia e Gran Bretagna disattendono le indicazioni wilsoniane e nelle varie paci del primo dopoguerra puniscono fortemente la Germania, squilibrando l'Europa e portando poi a quella deriva che sfocerà nel nazismo, nella nuova distruzione della seconda guerra mondiale. In questo periodo, quindi, l'idea che vi sia degli organismi internazionali di compensazione che bilancino, che impediscano la sopraffazione, che intervengano per ripristinare una giustizia, un'armonia, per cui se vi è un paese che aggredisce, se vi è un attore estremamente violento che viene punito, nasce qui l'idea delle sanzioni internazionali contro chi si comporta male in termini geopolitici. Ecco, tutto questo avviene molto debolmente. Si tentano negli anni 20, sono le prime conferenze sul disarmo. L'idea, anche qui innovatrice, che gli stati, i popoli non tendano a massimizzare la forza militare, ma volontariamente la riducano. L'idea del disarmo, che in realtà fallirà nelle grandi conferenze internazionali degli anni 20 e degli anni 30. In questa fase vi è ancora una forte attenzione alla sicurezza nazionale e o alla sicurezza delle alleanze internazionali. È quello che verrà dopo il secondo conflitto mondiale. Dopo il secondo conflitto mondiale nasce, da un lato si va verso la guerra fredda, cioè un mondo bipolare, spaccato in due, con una forte tensione bipolare fra due grandi superpotenze con attorno i loro stati clienti e i loro alleati, Stati Uniti da una parte e Unione Sovietica dall'altra. Dall'altro lato vi è l'idea rilanciata e rafforzata di creare un organismo internazionale con tutta una serie di agenzie e di luoghi deputato a garantire il bilanciamento e un certo criterio di giustizia internazionale, che è l'Organizzazione delle Nazioni Unite, tuttora esistente, che ingloba la gran parte degli stati oggi esistenti e che deve essere proprio un luogo in cui, come dire, si impedisce o si ferma la guerra o si interviene in caso di aggressione. Ma questa idea è viziata da alcuni elementi. Alcuni li vedremo dopo, ma un primo elemento è dato proprio dalla presenza della guerra fredda. L'atmosfera della guerra fredda, che divide in due il mondo, fa sì che regni la cosiddetta idea della zero-sum game, cioè del gioco somma zero. Il mondo è come diviso in due squadre. Tutto ciò che favorisce la squadra rossa danneggia la squadra azzurra. Tutto ciò che avvantaggia la squadra azzurra danneggia quella rossa. Dato che esistono i veti incrociati per evitare l'aumento della tensione, le Nazioni Unite
che si chiamano Nazioni Unite, ma in realtà sono un'organizzazione di stati, non di nazioni. Non tutte le nazioni sono rappresentate, ma sono rappresentati gli stati, non i gruppi etnici, non le popolazioni. Ecco, per decenni, durante la Guerra Fredda, le Nazioni Unite non interferiscono con le vicende interne ai singoli paesi. E cioè l'ONU, la comunità internazionale, guarda solo quello che avviene fra gli stati, mai a quello che avviene all'interno dei singoli stati. E tutto questo è una fortissima limitazione al concetto di sicurezza e di giustizia umana. Perché all'interno dei paesi i vari governanti possono reprimere o opprimere la propria popolazione. La sicurezza è intesa solo come sicurezza fra gli stati. Tutto questo cambia con la fine della Guerra Fredda e anche per un certo interesse degli Stati Uniti a diffondere gli ideali liberali. Finita la Guerra Fredda vi è l'idea un po' semplicistica, anzi molto semplicistica, della diffusione dei valori del liberalismo, del liberismo, della democrazia. Vi è l'illusione della fine della guerra e di un mondo di pace. Come sappiamo non è andata così. Ma quanto si fa strada in quegli anni è un concetto che ha una grande valenza, come dire, in sede di giustizia internazionale. È l'idea, il concetto di human security, di sicurezza umana, ideato nel 1994 da un'agenzia ONU, la UNDP, l'agenzia ONU che si occupa di sviluppo, di development. L'idea della human security è un'idea rivoluzionaria. Per la prima volta si sposta l'attenzione dalla sicurezza degli stati, dalla sicurezza delle frontiere, alla sicurezza dei popoli, delle popolazioni. Se prima l'unica sicurezza era quella degli stati misurati in termini di sicurezza militare, oggi, a partire dal 94, si inizia a guardare alla sicurezza delle popolazioni. E non solo dal punto di vista militare, ma ponendosi altre domande, ponendo al centro della sicurezza altre ideali e altre questioni. Ci si inizia a dire che la sicurezza delle popolazioni non può essere disgiunta dal concetto di sviluppo. La sicurezza, la human security, è sicurezza non solo dalla minaccia, ma è sicurezza anche dalla costrizione, da chi ti obbliga, dal tuo governatore, dal tuo governante, dal tuo capo politico che ti obbliga a fare qualcosa. E quindi sicurezza dalla minaccia, sicurezza dalla costrizione, sicurezza dalla paura, in sostanza, e sicurezza dal bisogno. Senza il soddisfacimento dei bisogni primari non vi può essere sicurezza. Si apre un dibattito dentro gli organismi internazionali sul fatto che la human security possa essere accettabile o non accettabile. Secondo alcuni, infatti, la human security è solo una bella idea, un'idea affascinante, ma che non può tradursi in realtà. Per altri, la human security, l'attenzione alla sicurezza delle popolazioni, è un concetto interessante che può essere applicato, ma solo con grande attenzione e solo limitandolo fortemente. E vi sono altri, e vi sarà un dibattito che dura molti anni, che invece sostengono che l'intero architettura internazionale debba fondarsi sull'attenzione al concetto di human security. La comunità internazionale, il sistema internazionale devono garantire non tanto la sicurezza degli stati intesi come forza politica militare, come apparati, come frontiere, ma devono garantire la sicurezza della popolazione che li abita. Come farlo però? Questo è un punto cruciale. L'ONU, dopo grandi dibattiti, adotterà ufficialmente nel nuovo millennio, nei primi anni del nuovo secolo,
adotterà ufficialmente il concetto di human security come uno degli elementi chiave dell'attività ONU. Ma come trasporre questa human security? Lo si fa con un concetto che si chiama R2P, Responsibility to Protect, il dovere di proteggere. Un concetto che ribalta la tradizionale disinteresse delle Nazioni Unite e della comunità internazionale sugli avvenimenti interni a un singolo paese. Se prima vigeva la non ingerenza negli affari interni di un paese, oggi con la human security, col concetto di R2P, si modifica questo quadro. Esiste una responsibility to protect, una dovere, una responsabilità di agire, di proteggere le popolazioni. E questo è qualcosa che cambia profondamente il quadro internazionale. Perché si crea un fenomeno nuovo. Tradizionalmente, chi deve garantire la sicurezza ai propri cittadini? È il governo, le proprie forze armate, i propri governanti, i politici. Ma con la human security, l'R2P, si crea una specie di conflitto di interesse, perché i governanti che devono garantire la sicurezza dei propri cittadini, molto spesso, soprattutto in Asia e in Africa, sono i primi violatori della sicurezza, sono i primi a portare ingiustizia, a opprimere le proprie popolazioni. E quindi si crea questo contrasto con una popolazione che è, come dire, dovrebbe essere protetta da chi in realtà spesso la opprime. E come può allora agire la comunità internazionale? Legato al concetto di human security si sviluppa un lungo dibattito sul diritto all'intervento umanitario. Nasce con le vicende della Bosnia, l'intervento in Kosovo, vi sono una serie di azioni anche in Africa, e cioè il sistema internazionale, la comunità internazionale, dice che vi sono delle ragioni umanitarie che sorpassano, che vanno oltre il diritto internazionale e impongono agli stati, impongono alle forze politiche di difendere gli interessi non solo dei loro cittadini, ma di altri cittadini che sono violati. Si individuano alcune categorie di crimini particolarmente odiosi e che impongono questa R2P, questo diritto di interferenza umanitaria. E quali sono? Sono il genocidio di un popolo. In Kosovo l'idea che i serbi stessero massacrando i kosovari, la minoranza musulmana albanese. Vi possono essere i crimini di guerra. Oggi, da anni, e anche qui soprattutto dopo quanto avvenuto in Ruanda e Burundi, le grandi strage questi degli anni 90, quello che è avvenuto nella ex Jugoslavia, si è creata una Corte di Giustizia internazionale che punisce, che ricerca, cattura e punisce criminali di guerra. I crimini di guerra sono una motivazione per cui esiste questo R2P. I crimini contro l'umanità, come ad esempio quanto sta facendo il califfo al-Baghdadi nei confronti dei bambini, delle minoranze etniche, delle minoranze religiose contro le donne, e in generale le minacce violente al sistema internazionale. Tutti questi tipi di minacce, di violenze, impongono alla comunità internazionale di intervenire secondo criteri di giustizia e di umanità. Come possono farlo e con che sistema? Perché il problema è chi decide cosa. Quale organismo decide che in un dato paese quel governo stia facendo un genocidio? Chi decide che vi sia in atto dei crimini contro l'umanità? Sia in atto dei crimini contro l'umanità? La risposta è l'ONU. Esiste un'organizzazione delle Nazioni Unite e soprattutto esiste un Consiglio di Sicurezza.
il Consiglio di sicurezza, che è l'organismo che, come dire, governa per così dire delle Nazioni Unite, ha il compito di valutare se siano in atto una serie di questi crimini e di decidere l'intervento attraverso una procedura che è stata codificata. Prima vi è il monitoraggio, la raccolta di informazioni, il capire cosa sta avvenendo in un paese. Poi vi sono le recommendation, cioè le risoluzioni del Consiglio di sicurezza, le raccomandazioni, la richiesta di non fare una cosa o di fare quest'altra, l'invio spesso di rappresentanti, di ispettori delle Nazioni Unite, delle diverse agenzie che invitano, che cercano di riportare criteri di umanità e di giustizia. Se queste recommendation vengono disattese, si passa alla terza fase, che sono le sanzioni. Il Consiglio di sicurezza decide di attuare delle sanzioni contro quegli stati, quegli organismi, quegli individui che si rendono responsabili di crimini contro l'umanità e che impongono con la loro azione al sistema internazionale di agire secondo l'ARTUP, secondo il diritto di interferenza umanitaria. Alla fine, se neppure le sanzioni servono, servono le azioni, eventualmente anche militari, e cioè l'uso della forza che è approvato alle Nazioni Unite. In Libia contro Gheddafi, in Afghanistan contro i talebani e Al-Qaeda, seguiteli gli attentati del 9-11 a Washington e New York. Questo sistema dovrebbe garantire una imparzialità del sistema internazionale e evitare un abuso che è ad esempio rappresentato dall'unilateralismo. In nessun caso può esservi una R2P, una responsabilità di proteggere, decisa da un singolo Stato. Il caso più evidente, famoso perché ha lacerato lo stesso Occidente, ha creato dei contrasti fortissimi dentro l'ONU e la società internazionale, è stata l'invasione anglo-americana dell'Iraq nel 2003, voluta a tutti i costi dal presidente George W. Bush contro la volontà ONU. L'ONU non ha mai avallato quell'intervento militare, quell'invasione, che non è una R2P, ma è stato un atto di guerra. L'unilateralismo non può mai essere R2P. Quanto si vede nel oggi è però un altro problema. L'aver codificato dentro il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite un sistema a vari step, a vari gradi, assicura veramente il fatto che la R2P sia uno strumento che promuova la giustizia internazionale, che promuova un intervento umanitario e non già un intervento per interessi geopolitici o geoeconomici, che non serva ai forti per punire i deboli? Perché il problema è la credibilità del sistema. Quanto il sistema internazionale è credibile? Quanto il Consiglio di sicurezza è credibile come attore oggettivo, che analizza in modo oggettivo e che ha dei criteri di giustizia riconosciuti? E qui i problemi sono molto forti, perché in realtà il Consiglio di sicurezza non rappresenta veramente il sistema internazionale e non rassicura dal punto di vista dei criteri di un intervento giusto e umanitario. Se uno dei vulnus principali della human security, della R2P, è che chi deve, come dire, garantire la correttezza di questi interventi è un organismo profondamente scorretto, nel senso che è scorretto strutturalmente. Nel Consiglio di sicurezza vi sono 15 membri, ma 5 sono membri permanenti. Gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica finché esistite, poi la Russia, la Cina, la Francia e la Gran Bretagna. Questi 5 paesi membri permanenti hanno il diritto di veto. E quindi qualsiasi argomento che non piaccia a uno di questi 5 paesi finirà per subire il veto che
che significa che il Consiglio di sicurezza non ne potrà parlare. E quindi, a proposito che in Ucraina le Nazioni Unite sono molto prudenti perché vi è immediatamente un veto russo, è per questo che di Tibet non se ne parla in sede di Consiglio di sicurezza, perché vi è immediatamente un veto cinese. E perché questo che quando si parla di diritti dei palestinesi o di conflitto fra Israele o palestinese, i paesi medio orientali si sentono estremamente frustrati, perché? Perché gli Stati Uniti, il grande alleato di Israele, hanno spesso posto il veto per impedire la discussione su queste tematiche, compreso ad esempio la creazione di uno Stato palestinese. Ecco, con un sistema così, il concetto di human security, di responsibility to protect, nasce monco, nasce debole. Perché? Perché l'idea stessa di intervento umanitario può essere fatto solo negli stati in cui non vi siano interessi primari di uno di questi cinque attori principali. È un vulnus estremamente grave, e per questo più volte si è parlato di una riforma del Consiglio di sicurezza. Consiglio di sicurezza che, oltre a questi problemi, riflette anche un mondo che era il mondo del 45, ma non già il mondo di oggi. Oggi ci sono altre potenze ben più forti di Francia e di Gran Bretagna. Vi è la Cina che è presente, ma è escluso il Giappone e la Germania, due grandi potenze economiche, e la Germania è anche il primo paese politico dell'Unione Europea. Manca, non è membro permanente, perché con diritto di veto, perché? Perché sono i paesi sconfitti nella Seconda Guerra Mondiale. Ma mancano anche le altre potenze, l'India, che quando nasce l'ONU è ancora una colonia britannica, ma che oggi è una grande potenza internazionale, il Brasile, oppure un paese molto importante come la Turchia, in forte ascesa. Insomma, l'ONU fotografa un mondo che non c'è più e dà dei privilegi, come appunto il diritto di veto e i seggi permanenti, che risultano odiosi, intollerabili a una buona parte del pianeta, e che rendono ogni discorso sull'intervento umanitario, come dire, prestano il fianco a far sì che i discorsi sull'intervento umanitario risultino come viziati, come se esistessero, e lo si dice molto spesso, dei double standard. Si guarda un paese, ma ci si rifiuta di guardare un altro. Si accusa un paese di violazione, di genocidio, di crimini di guerra per degli interessi di uno degli attori forti e si dimenticano altre violazioni. Tutto questo rappresenta una fortissima indebolimento del concetto di human security, di responsibility to protect, di ideale di una giustizia internazionale amministrata non con la forza, ma con una forza che viene usata solo quando è strettamente necessario e con una giustificazione superiore e con l'approvazione di un organismo riconosciuto da tutti. È come se una partita di calcio fosse un arbitro che veste la casacca di una delle due squadre. La percezione di ingiustizia è molto forte. Detto questo, però, e mi avvio alla conclusione, noi dobbiamo riflettere. Un sistema sicuramente perfettibile, un sistema che presenta, si direbbe oggi, molti bugs, molti buchi nella sua costruzione del programma, è a miei occhi comunque meglio di nessun sistema. L'idea di human security, per quanto, come dire, difficile da applicare, per quanto si presti spesso a manipolazioni, per quanto sia spesso un ideale che non si riesce a tradurre in pratica, l'ideale di R2P, di un intervento umanitario, di una ingerenza umanitaria, un intervento che non faccia gli interessi solo del mio paese, o tanto del mio paese, ma io intervengo in un paese per difendere la popolazione di quel paese, ecco, questo è uno dei più grandi, come dire, per me passi in avanti fatti da un sistema, che era un sistema internazionale basato sempre tendenzialmente anarchico e basato sulla forza, e che oggi faticosamente cerca altri criteri. È da questi
concetti da questi criteri, da questi nuovi pilastri, per quanto un po' sghembi, fragili e perfettibili, che bisogna partire per immaginare un sistema internazionale, un sistema delle relazioni internazionali che sia più giusto e che garantisca maggiormente tutti gli attori partecipanti al sistema, sia quelli forti, sia quelli deboli. Grazie.